Si dice che il primo inglese che mise piede a Napoli abbordò un napoletano e gli chiese se avessero i napoletani finito, terminato e compiuto il loro lavoro, the job. Il lavoro dei napoletani, secondo gli alleati, quelli che sarebbero stati poi gli alleati, era quello di muoversi. La città si è mossa quando il presente che stavano vivendo i napoletani era diventato insopportabile. Io giudico che questo presente che stiamo vivendo, se non insopportabile, ma presenta molti elementi di insoddisfazione, molti elementi addirittura qualche volta di rischio anche politico, anche istituzionale. Quando la situazione nella quale siamo immersi diventa invivibile, insopportabile, ci si deve muovere. Il ricordo e l'attualità delle quattro giornate consiste nel fatto che la comunità sa che se vuole, se deve, può farlo. Le quattro giornate non sono un patrimonio della città, sono un patrimonio del paese e il fatto che venga a Napoli Mattarella lo testimonia. Ricordare questi 80 anni, perciò c'è questo forte impegno dell'amministrazione, è un modo per sottolineare le radici democratiche, antifasciste, di grande partecipazione che sono nel DNA della nostra città, che è medaglia d'oro proprio per quel valore, proprio per questo motivo. Abbiamo cercato di far penetrare nuovamente il senso e il significato delle quattro giornate all'interno della città. Significato che è un significato molto importante, perché io ritengo che veramente la rivolta delle quattro giornate possa essere considerato il primo atto di resistenza del popolo napoletano, ma del popolo italiano, quello che poi successivamente sfocerà nella liberazione. Sono momenti della storia in cui la memoria tende un attimo a confondersi, invece noi volevamo recuperare questo esercizio di memoria, di ricordo chi ha fatto tanto per questa città. Infatti, il 23 settembre ricorderemo Salvo d'Acquisto che era un ragazzo napoletano, un ragazzo di 23 anni di Napoli, che ha sacrificato la sua vita pochi giorni prima dell'insurrezione napoletana, perché il 23 settembre del 43, per salvare 22 persone che neanche conosceva. L'arma per questo ha deciso di insignire il governo di Napoli un rifacenzamento, un procedimento d'oro al merito dell'arma dei carabinieri, proprio per ricordare questo comune sacrificio. Facciamo questo sforzo, utilizziamo le quattro giornate per allenare la mente, la nostra mente, possibilmente i nostri sentimenti, le emozioni e il cuore, alla cosa più bella e più importante che possiamo immaginare e tornare a rivivere, il fatto che la città ha avuto il coraggio di osare, il coraggio di osare. Vada a mettere paura, vi dovete preoccupare quando vi accorgerete o vi accorgete di non essere più in possesso del coraggio che vi consente di entrare nel vivo delle cose. Loro lo ebbero. Vedevano le navi degli alleati che dondolavano sulle onde del mare, si guardavano bene dall'entrare e dal venire entro la città. Loro stavano aspettando che la prima e più grande città del mondo si muovesse da sola, si muovesse senza aspettare che arrivassero quelli che poi menavano le mani e che avrebbero aiutato la città. Si è mossa prima.